E che si mangia oggi? Pasta, zucchine, Philadelphia e pancetta. Forza, andiamo in cucina a prepararla insieme. Versate in una padella un filo d'olio, la pancetta e lasciatela tostare a fuoco basso. Mescolate di tanto in tanto. Quando la pancetta risulterà croccante e ben rosolata, sfumate col vino bianco e lasciate evaporare completamente. Alzate la pancetta ormai croccante e trasferitela in una ciotola. Nella stessa padella, adesso, aggiungete la zucchina. Aggiustate di sale e pepe. Mescolate ed aggiungete un mestolo di acqua. Portate a cottura la zucchina, sempre mescolando di tanto in tanto. Quando l'acqua bolle, calate la pasta. Raccogliete quel rigatone che è caduto nelle zucchine, aggiustate di sale. Quando la pasta è quasi cotta, ma al dente, unitela al condimento. Mescolate. Unite un mestolo di acqua di cottura della pasta e terminate la cottura. Aggiungete la Philadelphia. Mescolate ancora. Unite ancora acqua di cottura della pasta. Aggiungete la pancetta croccante che avete tenuto da parte e quindi servite. Avrete ottenuto una pasta cremosa, gustosa e saporita. Aspetta che aggiungo un po' di cremina. La vostra pasta, zucchine, Philadelphia e pancetta è pronta. Buon appetito! Grazie per aver seguito questa videoricetta. Alla prossima, ciao!